Sono già sulla casella numero uno, quella della pole position, perché da oggi iniziamo un racconto che vi porta nel mondo del Cremona Circuit. Alessandro Canevarolo è l'amministratore delegato del Cremona Circuit. Ci presenti un pochino questo impianto? No, nel paddock Cremona Circuit è un piccolo centro dove si può trovare sia gommista e meccanico per dare supporto ai nostri amatori, che sono tanti, il fotografo, il negozio di kart, perché insieme all'autodromo dietro abbiamo anche una pista di kart internazionale dove facciamo l'europeo, prossimamente faremo anche il mondiale di 1200 metri, e tutto quello che serve, il bar, e tutto quello che serve perché un amatore, quando viene a Cremona Circuit, possa trovare tutto quello che gli serve per fare la propria passione. E quanti amatori vengono sulle due ruote qui al Cremona Circuit? Allora, ospitiamo circa 25.000 appassionati all'anno, che arrivano più o meno da tutta Europa. Ci porta a essere l'autodromo che fa girare più moto in assoluto in Europa. Adesso vi state attrezzando per ospitare il Mondiale Superbike, ci sono lavori ovunque, qui siamo nel pieno del mese di agosto. Che come lo state trasformando questo circuito? Lo stiamo facendo diventare da un circuito amatoriale a un circuito professionistico. Comporta l'installazione di reti antidetriti, della strada di servizio, perché è una delle cose più importanti per garantire la percorribilità a tutti gli addetti ai lavori durante il Mondiale Superbike, circa 15 km di fibra ottica. Abbiamo installato tre ponti, quello più piccolo di 45 metri, quello più grande di circa 90, che permette agli appassionati e agli spettatori di poter vedere la pista in tutte le sue conformazioni. Cosa vuol dire? Che facendo 200 metri a piedi puoi cambiare la visuale completamente della gara. Quindi ricordiamoci, ricordatevi, 20, 21, 22 di settembre, round di Cremona, qui al Cremona Circuit. Vai Ale! Cremona Circuit.